Allora, buongiorno a tutti, benvenuti nel video, diciamo, seconda parte della verifica della biella. Allora, cominciamo, abbiamo calcolato, abbiamo detto che si può trascurare l'influenza a carico di punta sull'asse X e verificheremo comunque l'equazione a stabilità con la formula di Rankine. Ora proseguiamo con il valore delle forze, calcolo del valore delle forze di inerzia. Contano anche quelle nei calcoli, nelle verifiche della biella alla novella. Allora, andiamo a calcolarci la forza FI, ci sono tutte le formule, non è un problema. Al punto morto superiore, PMS, punto morto superiore. Allora, M1 per omega quadro per R, 1 più 1 su mu, lo trovate nei miei video, cioè ho già fatto queste formule. Quindi le masse sono 1 kg, vi hanno detto, per 523,6 radianti al secondo per 0,05 metri per 1 più 1 quarto. Ok, quindi questa forza inerzia al punto morto superiore quanto vale? Vale 17.134,8 newton. Segniamo in rosso. Vedete, i calcoli vado un po' veloce perché io li ho già fatti, se no il video, questi video durano delle ore altrimenti, quindi voi verificateli pure. FI al punto morto inferiore adesso, forza di inerzia al punto morto inferiore. M1 per omega quadro per R per 1 meno 1 meno mu, che viene 1 kg per 523,6 radianti al secondo. Ah, scusate, stavo dimenticando al quadrato qua, ne? Ho dimenticato. E omega quadro per 0,05 metri per 1 meno 1 quarto. 1 meno 1 quarto è 1 meno mu, è il rapporto biela manovella, insomma, lunghezza biela manovella. Quindi, in definitiva, la forza di inerzia al punto morto inferiore è 10.280 newton. Fate voi il calcolo, comunque viene 10.280 newton. Quindi, riassumendo, che cosa? Riassumendo, la forza risultante di compressione in corrispondenza del punto morto superiore vale F max meno forza di inerzia al punto morto superiore. È ovvio, no? Perché la forza al punto morto superiore, voi avete il cilindro che è messo qua, no? Avete la forza del gas, forza massima, però la forza di inerzia agisce al contrario, no? Sostanzialmente, quindi c'è un meno, dovete fare la differenza, quindi 21, 1, 1, 1, virgola 5 meno 17, 134,8 e viene 4000 newton. Va bene? Questa è la forza, scusatemi, la forza risultante al punto morto superiore. Adesso andiamo a vedere, andiamo a calcolare il momento flettente massimo. Allora, si ricava il valore direttamente dal diagramma, vediamo. Ah no, scusatemi, ho detto una cavolata. Era questo valore che 4000 che abbiamo trovato noi e che c'è anche su questo schema, scusatemi. No, per quanto riguarda il momento flettente massimo dobbiamo calcolarlo, non c'è sullo schema. Pardon, allora. Radice di 3 fratto 27 per la massa della biella per omega quadro per L, va bene? Questo qua diventa radice di 3 fratto 27 per 0,5 kg per
523,6 km, velocità angolare radiante secondo quadrato per 0,50 metri per 0,20 metri, che è circa uguale a 88 newton per metro, o anche 88.000 newton per millimetro, scusate, non è millimetro quadrato, è millimetro basta. Ok, perfetto, e questo è il valore. Adesso andiamo a calcolare l'equazione di stabilità a presso flessione. Quindi vi metto il titolo: equazione stabilità a presso flessione. Bene. Allora, com'è? Allora, il sigma max è uguale a n', che abbiamo già calcolato sopra, in funzione di omega, più momento flettente massimo diviso modulo di resistenza a flessione, nella stessa direzione in x sempre. Deve essere uguale a sigma ammissibile, okay, meno sigma di rottura, fratto coefficiente di sicurezza. Allora, scusate, che è uguale a sigma di rottura fratto, nemmeno sigma di rottura fratto coefficiente di sicurezza. Allora, facciamo i nostri calcoli. Allora, 2061,2 newton fratto l'area che era 230 mm quadrati più momento flettente, che ho detto 88.000 newton per millimetro, diviso 941,7 mm cubi, che questo l'avevamo calcolato, il modulo di resistenza a flessione VFX l'avevamo calcolato precedentemente, andato su a vedere, deve essere meno uguale del 1300 newton a millimetro quadrato, che è il materiale che abbiamo scelto, era nickel cromo molibdeno 5 se non sbaglio, diviso coefficiente di sicurezza. E i valori che vengono sono 102,4 newton a millimetro quadrato minore o uguale di 130 newton a millimetro quadrato. Quindi la verifica ha dato esito positivo, quindi ok. Verifica presso flessione, va bene. Adesso passiamo a un'altra fase, andiamo a calcolarci il dimensionamento dei bulloni di serraggio supporto cappello della biella. Quindi andiamo a calcolare, quindi dimensionamento bulloni. Lo scrivo così. Allora, l'equazione di stabilità trazione al punto morto superiore è sigma max uguale a forza d'inerzia fratto 2 area del nocciolo della vite. Deve essere minore o uguale del sigma ammissibile. Questo per dimensionare i bulloni. Allora, scegliamo dei bulloni di resistenza, classe resistenza 12,9. Sono un po' quelli un po' più resistenti che ci sono in commercio, praticamente, che mi daranno anche un sigma di rottura di 1300 newton a millimetro quadrato o megapascal, quindi un sigma ammissibile sarà uguale a sigma r diviso coefficiente nr. Abbiamo detto che è 10, il coefficiente che stiamo usando è 10. Quindi 1300 diviso 10 newton a millimetro quadrato vi dà 130 newton a millimetro quadrato o megapascal. Allora, adesso andiamo a calcolare nella formula la forza di inerzia. Forza inerzia è uguale a 1746,6, che è circa uguale a kg,
forza che è uguale a 17 134,8 newton, che in definitiva dalla formula mi dice che l'area minima del nocciolo deve essere uguale a forza di inerzia fratto 2 sigma ammissibile, che è uguale a 17 134,8 newton fratto 2 per 130 newton a millimetro quadrato, che è circa uguale a un'area di 66 millimetri quadrati del diametro di nocciolo della vite. Scusatemi, è l'area, non il diametro di nocciolo. Quindi il diametro sarà, della vite sarà radice di 4 volte l'area fratto pi greco, il che è uguale alla radice di 4 per 66 mm quadrati fratto pi greco, che è circa uguale a 9,2 mm. Quindi vuol dire che il diametro della vite che scelgo deve avere un diametro di nocciolo minimo di 9,2 mm. Questo è il significato. Andiamo a vedere in tabella. Un diametro di nocciolo minimo di 9,853 mm è una filettatura M12 la vite a passo grosso. Sarebbe anche non da specificare, perché se non si specifica niente si intende passo grosso. Il passo fine va specificato nelle viti, quindi la vite normale è a passo grosso. Allora, adesso andiamo a fare che cosa? Allora, adesso andiamo per finire, vediamo il video quanto è durato, se lo rimane. Il video non è lungo, questo video qua. Allora, adesso andiamo a fare la verifica carico di punta nel piano contenente. Il piano contenente il manovellismo, poiché lambda x è uguale a 31,25, che seppur diciamo di poco è superiore al valore di 30. Siamo quindi ampiamente nell'applicazione per la verifica della formula di Rankine. Quindi sigma critico è uguale a sigma di rottura diviso 1 più alfa lambda x al quadrato, che è uguale a 1300 newton a millimetro quadrato fratto 1 più 0,00015 per 31,25 al quadrato, che è circa uguale a 1134 newton a millimetro quadrato. Il sigma ammissibile è uguale a sigma critico diviso A, ossia 1134 newton a millimetro quadrato fratto 10, ossia 113,4 newton a millimetro quadrato. Di conseguenza, il sigma massimo, che è uguale a forza massima diviso l'area, deve essere minore o uguale a sigma ammissibile da carico di punta. Da carico di punta, quindi sigma massimo quant'è? Allora, il sigma max è uguale alla forza massima, 21,111,5 newton diviso l'area, che era 230 mm quadrati. E viene 91,8 newton a millimetro quadrato. Poiché quindi il sigma massimo, questo è sigma ammissibile a carico di punta, questo è sigma massimo, cioè cosa potete concludere? Che il sigma max è 91,8 newton a millimetro quadrato, che è minore di 113,4 newton a millimetro quadrato, che è il sigma ammissibile del carico sigma ADM del carico di punta, CP chiamiamolo, no? Quindi anche in questo piano la verifica comunque ha dato esito positivo, e l'esito ovviamente è questo. Questi due valori, 91,8 è minore di 113,4. Io spero che vi sia stato di qua questo esercizio di qualche utilità. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like. Ci vediamo al prossimo video. Saluto a tutti.